ragazzi, bentornati. Mentre qua il polpo all'ubriaca cuoce, è di un'altra ricetta, noi non perdiamo tempo e ci mettiamo sotto e ne facciamo un'altra di ricetta. Spaghetto alle vongole, ma con un ingrediente segreto che è qua sotto e non vi svelerò. Ho dimenticato tutti gli ingredienti, vado a prendere aglio e padella e tuorlo. Eccoci! Un aglio fresco, non c'è in tutte le stagioni, molto meno forte. Questa membrana esterna che gli andiamo a togliere, aglio in padella, 3 spicchi, olio. Abbiamo delle belle vongoline, le abbiamo fatte spurgare, si prendono, si mettono nell'acqua con un po' di sale e loro sostanzialmente, risentendosi nel mare, si aprono e si liberano dalla sabbia. Se volessimo fare proprio precisi, cosa che abbiamo fatto, o non è vero, non lo saprete mai, bisognerebbe passarne una ad una. Se suonano sorde vuol dire che sono piene di sabbia e va scartata. Fiamma alta, vongole dentro. Botta di calore subito molto forte. Se la vongola è buona, come in questo caso, perché stamattina siamo andati presto dal pescivendolo, non bisogna metterci il vino, per cui vongole, tappiamo. Allora, guardate questa cosa qua. Sono gli spaghetti, quelli molto artigianali, quelli che vengono messi per essiccare e fa la piega. Io vi consiglio però, prima di cuocerli, di romperli e diventa uno spaghetto normale, però molto buono. Se vedete, questa pasta è molto opaca, vuol dire che è ricca d'amido, che è di qualità. Test: sto facendo lo spaghetto alle vongole e c'è un ingrediente segreto che sicuramente sono voi. No, no. Zio. Di cosa c'è così? Ah, non vale perché io ti conosco da 30 anni, quindi non so cos'è questo ingrediente. Allora vai via! 100%. Questa la tagliamo. Allora, ridiamo a Cesare quel che è di Cesare, il polpo, il suo coperchio, attiviamo la cottura del polpo all'ubriaca che vedrete prossimamente sui nostri schermi. Vongole aperte, hanno perso tutto il loro sughino, un cucchiaio. E cosa si fa? Si sgusciano. Te ne vuoi andare o no? Vieni, vado. Siamo tornati ragazzi, effetti speciali pazzeschi e tutte le vongole sono già sgusciate. Due consigli che vi do sulle vongole: cuocete le vongole sempre molto poco, perché appena sentono troppo il calore si induriscono. Quelle che non si aprono, buttatele via. Guardate con che sapienza è stato trattato quest'aglio, è bello bianco, non si è bruciato, quindi ha lasciato il profumo. Il sughetto lo filtriamo. Caliamo subito la pasta, facciamo piegare bene gli spaghetti. Un'altra cosa che volevo dirvi: se volete fare un brodo di pesce, ma non avete, non so, la testa del dentice o qualsiasi cosa voi usiate come pesce da lisca per fare il brodo, potete sostituirlo con i gusci delle cozze, delle vongole. In padella, li cuocete, mettete dell'acqua, fate un brodo che sa di pesce di brutto. Puliamo bene la padella, facciamo un altro soffritto, per cui prendiamo di nuovo uno spicchio d'aglio. Ogni volta che giro io arriva l'acqua, ma è incredibile. Olio, guardate questo, con questi gambetti fini, e questo è il prezzemolo che ci piace, quello giovane. Anzi, guarda, ti dirò di più, gambetto dentro, al lancio. Allora, questo prezzemolo invece lo arrotoliamo su se stesso con i gambi, lo tritiamo. Allora, io devo dire la verità. Lo spaghetto con le vongole, come lo prepariamo noi, è la ricetta originale. Io personalmente lo faccio col peperoncino. Poi sono tanti di quegli insulti che ho deciso di rispettare la tradizione, se non per l'ingrediente segreto. E assaggiamo lo spago. Mi sembra già bello. È completamente crudo, ma ci piace così, perché noi vogliamo risottarlo in padella, per cui dentro. Ti piacciono te gli spaghetti alle vongole o no? Sì. Buoni, eh? Buonissimi. Poi li assaggi. No. La pasta sta iniziando a soffriggere. Un bel mestolone. Allora ragazzi, volevo svelarvi un segreto. Quando usate una pasta super come questa, l'acqua in cui cuoce diventa così traslucida. Questo è il segreto per fare la salsina. Terminiamo la cottura della pasta con l'acqua delle vongole. Togliamo i gambi del prezzemolo e l'aglio. È arrivato l'altro, perfetto. Ma allora tu ci... stai fermo. Ci metti il peperoncino e il pepe nelle vongole. Peperoncino. Bravo, ho sbagliato. Vai via. Pepe. Guarda che figata, pazzesca. Queste sono le cose della cucina che mi piacciono tantissimo. Si dice, e secondo me è vero, che un bravo cuoco si distingua da un cattivo chef in base all'utilizzo dell'acqua. Allora, assaggiamola. Mmm, che buona. Che buona. Che buona. Guarda il sugo. Una maionese di acqua di vongole. A questo punto, e solo a questo punto, mettiamo il prezzemolo, le vongole e facciamo una bella saltata con tutto.
perfetto. Piatto molto marittimo, mi piace assai. L'ingrediente segreto? Secondo te che ingrediente è? No, sbagliato. Lime. Vattene. Un agrume. Ci sei andata vicino, poi lo uso ovunque, per cui questo non è nella ricetta tradizionale, ovviamente, però solo la scorza un pochino dà una freschezza al piatto che ci sta da Dio. No, non mi mette il formaggio nella pasta alle vongole, oh! Mezzo mestolino d'acqua, così, con un goccino d'olio. Pinze, mestolo. Il piatto di spaghetti alle vongole è un piatto molto semplice, ma molto semplice anche da sbagliare. Fare un bel piatto di spaghi alle vongole, ragazzi, è una carta vincente per le vostre estati. Guardate che crema che è diventato. Andiamo a salsare tutto. Prendiamo un po' di vongoline. Il nostro canonico test. Spaghetto, vongola. Ma due ingredienti. Due. E un piatto così buono. Non è possibile, ragazzi. Me ne vado. Comprate una pasta buona e fate gli spaghetti alle vongole. Buona estate a tutti.